Eccoci, come preannunciato, apriamo un'ampia pagina dedicata a San Camillo dell'Ellis. Lo facciamo grazie a due graditi ospiti. Siamo collegati in videochiamata con Fratel Carlo Mangione, superiore provinciale dei Camilliani. Buongiorno Fratel Carlo, benvenuto. Buongiorno a voi e grazie. E in studio abbiamo il piacere di accogliere Fratel Mariano Servadei. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Fratel Mariano. Allora, domani è una giornata importante per il vostro ordine religioso. Fratel Carlo, spieghiamo perché. Lascio a lei la parola. Sì, perché quel lontano del 2 febbraio del 1575 e quel giovane scapestrato Camillo dell'Ellis si arrende a Dio, ecco, avviene la conversione e avviene proprio, ecco, nel Gargano, avviene proprio tra San Giovanni Rotondo e Manfredonia. Possiamo dire che questo uomo, dopo 25 anni di vita abbastanza movimentata, disorientato, ha perso, credo, abbondantemente la bussola della sua vita. Arrivato a un certo punto, il guardiano di San Giovanni Rotondo, Padre Angelo, ecco, la sera dice qualche parola che entra proprio nel suo cuore. Camillo, ricordati che Dio è tutto, il resto è nulla. Salvare l'anima è l'unica cosa che ci resta. Ecco, queste parole per giovane Camillo sono state come un fuoco ardente. Ecco, e si arrende alla grazia, e da quel momento Camillo rinasce a nuova vita. E poi vediamo come vuole entrare tra i cappuccini, entra tra i cappuccini, viene mandato via per motivi di salute dai cappuccini e si ritrova malato, ecco, in ospedale, e lì ha l'ispirazione di fondare una compagnia di uomini pie da bene che non per mercede ma per amore di Dio si dedicano al servizio degli ammalati. Ecco, questo è quello che avviene. Possiamo dire che il 2 febbraio per noi camilliani è proprio il concepimento, possiamo dire, ecco, dell'ordine e della missione di Camillo dell'Ellis, perché si è arreso alla grazia, si è arreso a Dio. Concepimento che potremmo dire va avanti anche nella vita di Fratel Mariano, perché comunque tu sei uno dei tanti che hanno deciso di mettersi alla sequela di Camillo, e ti abbiamo qui in studio per un'occasione particolare, perché tu, nel contesto delle celebrazioni per i 449 anni della conversione di San Camillo, riceverai l'ordinazione diaconale, ecco, che è un passaggio successivo ovviamente anche a quello della professione perpetua. Quali sono le tue emozioni, le tue sensazioni? Beh sì, questo, anche il fatto che riceverò questo sacramento assieme al mio confratello Salvatore, riceveremo questa ordinazione nella parrocchia San Camillo di Manfredonia, quindi ecco, ancora in territorio del Gargano, e Manfredonia è comunque una città importante dove Camillo ha chiesto l'elemosina, è arrivato quindi veramente in ristrettezze, lì ha incontrato i cappuccini, che da poi gli è cambiata la sua vita, e quindi ricevere anche l'ordinazione in questo contesto, in questo luogo, mi fa ancora sperimentare di più questo legame, no, con il mio fondatore, questa anche responsabilità, ecco, seguirlo come un modello che Camillo oggi mi dice che è sempre possibile nella vita incontrare Dio, rialzarsi, la conversione è qualcosa che avviene ogni giorno, sempre come la prima volta, e questo mi ha fatto pensare come il mio sì, che già ho dato per sempre attraverso la professione solenne che ho professato il 29 giugno scorso nella chiesa di San Pio da Pietrelcina qui a San Giovanni Rotondo, e ecco come questo mio sì ancora una volta si ripete ora con l'ordinazione. Essere camilliano, ecco, diacono, e pensavo a questo, cioè se il diaconato mi aiuta e mi permetterà di essere segno di Cristo servo, particolarmente Cristo servo verso gli infermi. Quindi è bello vedere come anche sì l'ordinazione diaconale e poi, ecco, se Dio vuole quella presbiterale, però ecco, si innestano proprio su questa radice che è la mia, ecco, esperienza spirituale camilliana. E quindi questo sicuramente dà linfa a tutto quello che poi sarà il mio ministero, cioè questo taglio particolare, questo colore particolare
che viene proprio da questa croce rossa che noi portiamo sul petto. È una responsabilità, un di più potremmo dire anche, perché sì, troppe volte il diaconato viene visto anche solo come un sacramento di passaggio, come un passaggio, ecco, il primo grado ovviamente del sacramento dell'ordine. Però nel tuo caso ovviamente assume una caratteristica ancora sì, più importante. Sì, mi colpiva il fatto che proprio domenica 4 si celebrerà la giornata nazionale per la vita. Giusto. Quindi sabato sera già siamo nei primi vespri di questa giornata e pensavo, ecco, questa vita donata come camilliano e come diacono, quindi questo servizio. E mi colpisce il fatto che proprio, ecco, la liturgia che ci sarà appunto consegnata questa domenica e proprio prettamente dico camilliana, c'è questo Vangelo dove Gesù guarisce la suocera di Pietro e poi dopo questa guarigione sul far della sera gli portano tutti i malati. E quindi dico, che bello, il Signore ha disposto tutto, cioè anche quella sera quando appunto io e il mio confratello Salvatore riceveremo l'ordinazione sarà proclamata questa parola e la vedo proprio come un regalo che il Signore ci fa per aiutarci a entrare pienamente in questa diaconia, centrando l'attenzione proprio sui nostri signori e padroni, dice San Camillo, ai quali noi abbiamo votato di dare tutta la nostra vita, ecco, anche in pericolo di vita. Quindi ecco, una chiamata nella chiamata, ancora di più il Signore ci conferma nella vocazione camilliana e ci dona, ecco, questo dono del diaconato. Fratel Carlo, beh, avrà capito che Fratel Mariano è molto timido, non ha dimestichezza con gli studi televisivi e con le interviste. Anche ha un altro talento, quello anche della comunicazione. Ha fatto riferimento all'assistenza, alla cura, all'assistenza ai malati, alla misericordia. Quindi, ecco, davvero San Camillo ha avuto cura di insegnare agli altri come migliorare la loro presenza accanto alle persone sofferenti. Questo è un tema davvero di grandissima attualità, anche e soprattutto oggi. Certo, San Camillo si distruggeva perché eravamo pochi, perché erano pochi. Allora diceva, vorrei avere 100 braccia per alleviare le sofferenze di tanti poverelli infermi. Ecco, questa frase lui la ripeteva. E credo che le 100 braccia di San Camillo oggi sono gli operatori sanitari. Ecco, gli operatori sanitari che vivono una esperienza professionale, ma questa esperienza professionale è a contatto della sofferenza, a contatto dei sofferenti. Quindi diciamo che il carisma di San Camillo non ha solo da dire qualcosa a noi come religiosi che l'abbiamo abbracciato in toto, ma anche da dire agli operatori sanitari. E mi permetto di dire che il carisma di San Camillo è anche un carisma laico, cioè anche il non credente, ecco, può abbracciare il carisma di Camillo, perché è la centralizzazione della persona sofferente. Allora, dinanzi al dolore dell'uomo, ecco, si va al di là di ogni confessione, di ogni credo. Certo, abbracciare il carisma di San Camillo prendendo quella pagina di Matteo 25 nel Vangelo, ero malato e mi avete visitato, e quindi Gesù che si identifica nel malato, ecco, chiaramente questo è il cuore del Vangelo, il cuore del carisma di San Camillo. Ma a me piace anche sottolineare questo aspetto laico, perché per esempio nelle nostre strutture sanitarie ci sono anche non credenti che lavorano nelle corsie. E allora che significa? Significa che anche lì il carisma di San Camillo ha da dire qualcosa anche ai non credenti. Che belle sì, queste parole. Sì. Io, mentre parlavi, fratel Carlo, stavo pensando a una cosa, a proposito di coincidenze. Il mio primo servizio giornalistico a Padre Pio TV è stato sull'arrivo del corpo di San Camillo a San Giovanni Rotondo. Era il febbraio del 2013. Non so, mi si è aperto questo cassetto della memoria in maniera così, in maniera spontanea, non so perché, ci tenevo a condividere questa cosa. Però volevo anche, fratel Carlo, che tu ci aiutassi a capire, visto che l'anno prossimo saranno 450 anni della conversione di San Camillo e dunque vivremo un giubileo nel giubileo e presumo siano state approntate anche, o meglio, sia un work in progress verso questo appuntamento così importante. Sì, certamente l'ordine si è già messo in moto, c'è una commissione centrale a Roma presieduta da padre Medara Bue, che è un confratello del Benin, consigliere generale,
che sta coinvolgendo tutta la grande famiglia di San Camillo nel mondo. E quindi laici, consacrati, suore, religiosi. Noi come provincia religiosa siamo impegnati in prima persona perché la Valle dell'Inverno, quindi i luoghi della conversione, territorialmente appartengono alla nostra provincia religiosa, sicuro napoletana. E allora ecco, ci sarà un calendario, ecco, l'anno giubilare inizierà il 2 febbraio. Ecco qui, questa è grazie alla regia che ci aiuta con le immagini. Sono immagini di repertorio queste, sì. Girate qualche anno fa. Questo sì, è la, il luogo dove è avvenuta la conversione di San Camillo e dove è stata eretta quest'ara votiva, dove c'è questa croce che ricorda appunto ciò che è avvenuto il 2 febbraio di 449 anni fa. Perdonami se ti ho interrotto, fratello Carlo. No, tranquillo. E allora quindi il giubileo si aprirà il 2 febbraio del 2025 e si chiuderà l'8 dicembre del 2025. Quindi saranno 9 mesi intensi di preparazione, soprattutto di fermare la nostra attenzione sul Camillo convertito, perché noi tante volte quando parliamo di San Camillo cerchiamo di focalizzarci sull'aspetto dell'assistenza, quindi Camillo che assiste gli ammalati. Invece vorremmo un po' sviluppare questo aspetto di Camillo convertito, perché la conversione di Camillo è un motivo di speranza per tutti. Io ricordo qualche mese fa mi sono trovato nel carcere di Catanzaro e ho fatto un incontro ai carcerati e ho parlato di San Camillo, come San Camillo è un uomo di speranza, cioè l'errore, il peccato, la fragilità non sono state l'ultima parola per San Camillo, ma sono stato il grande trampolino, ecco, di lancio per fare della sua vita un dono d'amore. Allora vorremmo un po' presentare Camillo, ecco, sotto questo aspetto molto bello e soprattutto incoraggiante per tutti, perché siamo bisognosi di conversione. Ecco, allora, fratel Carlo, ti chiediamo ancora qualche minuto da trascorrere insieme, così come lo chiediamo anche a fratel Mariano. Restate con noi, andiamo in pubblicità, 1 minuto e mezzo e poi siamo di nuovo insieme. Eccoci ritornati in diretta, stiamo parlando con fratel Carlo Mangione, superiore provinciale dei Camigliani, e con fratel Mariano di questa conversione avvenuta 449 anni fa di Camillo dell'Elis, a pochi chilometri dal luogo da cui stiamo trasmettendo, mentre la regia ci sta facendo vedere alcune immagini che testimoniano anche la devozione del popolo garganico nei confronti di San Camillo, una devozione che poi è sfociata anche nella costruzione di quest'ara votiva nel luogo in cui è avvenuta proprio la conversione, la cosiddetta Valle dell'Inferno. Allora, io vorrei tornare da te, fratel Mariano, e chiederti che cosa ti ha affascinato della figura di Camillo tanto da farti vestire quell'abito nero con la croce rossa. Io ho conosciuto i Camigliani a Napoli, appunto da qui la mia città di origine, perché io studiavo medicina e al Policlinico Federico II di Napoli, dove i Camigliani appunto sono cappellani. Quindi ho conosciuto i Camigliani da studente di medicina e ho visto, meditando la nostra Costituzione, conoscendo l'esperienza spirituale di San Camillo dell'Elis, ho visto in questa figura l'unione tra il mio desiderio di essere accanto agli ammalati, ma di farlo, ecco, come consacrato, farlo in nome di Cristo, per Cristo. E questo quindi mi ha portato a interrompere i miei studi di medicina, quindi 10 anni fa, e ho lasciato, quindi firmando la rinuncia agli studi. Però ecco, il Signore proprio in quest'ultimo anno ha permesso, c'è anche discernimento proprio con il superiore provinciale, che anche dopo la pandemia, il post-pandemia che mi ha interrogato molto, il superiore provinciale mi ha dato il permesso di poter riprovare i test di ammissione alla facoltà di medicina e il Signore ha permesso che io entrassi all'Università di Foggia e quindi ora sono iscritto al primo anno della facoltà di medicina e chirurgia. E quindi qui ho visto ancora come il Signore è sempre fedele, no? Ancora di nuovo nella mia vocazione è fedele a ciò che promette. E per cercare, ecco, di vivere in pienezza questo carisma camilliano, San Camillo voleva, ecco, che noi ci dedicassimo all'assistenza spirituale e corporale. E quindi questo per me è un motivo ancora di più di incoraggiamento. Certo, sicuramente gli studi di medicina sono impegnativi, certo. Con la mia vita da religioso a volte riuscire a trovare il tempo, organizzarsi, lo studio non è sempre semplice, però in questi mesi
e soprattutto adesso che tra pochi giorni, proprio dopo la mia ordinazione, inizierà la sessione d'esami, però vedo come il Signore incrocia tutto e sento, sto sperimentando questa vicinanza, questa intercessione anche di San Camillo a cui mi sto rivolgendo proprio per dire, ecco, se il Signore vuole questo da me, che si compia nella mia vita questa pienezza di poter essere sia, ecco, consacrato, diacono, sacerdote, ma anche medico. E quindi, ecco, sto veramente sperimentando, cioè guardandomi ora indietro a tutti questi anni trascorsi, io vedo soltanto grazia. E ricordo, no, Camillo si racconta che mentre assisteva un malato con un confratello, ecco, lui ha detto a questo confratello: fratello, io e te non siamo degni di compiere questa carità. E io, ecco, a pochi giorni dalla mia ordinazione diagonale penso proprio questo, sto sperimentando, anche guardando a tutto quello che è accaduto in questi anni, a questi studi che ora ho intrapreso di nuovo. Veramente, Signore, io non sono degno, però è tutto frutto della tua grazia, del tuo amore. E quindi questo mi incoraggia e mi motiva. Senti, cosa dicono gli altri ragazzi quando vedono un religioso camigliano frequentare le aule universitarie? Sì, allora, i primi giorni è stato un impatto, giustamente mi guardavano tutti, sentivo osservato, perché in un'università statale non sempre, ecco. Però questo ha permesso che alcuni di loro si avvicinassero a me incuriositi, quindi è stata occasione per me per dare, ecco, testimonianza della mia vita, di appunto far conoscere San Camillo. E quindi devo dire che sono creati anche dei bei rapporti di amicizia con naturalezza. Certo, siamo una generazione un po' diversa, perché ovviamente io, avendo ora 32 anni, mi trovo con comunque studenti di 18, 19, 20 anni. Però è nata con alcuni proprio questa sintonia, anche condividere, mi rendo conto come a volte il Signore ha permesso che la mia presenza potesse essere d'aiuto anche rispetto a questi studenti che comunque hanno delle ansie, delle paure, essendo, ecco, alle prime armi. Io già avendo vissuto comunque un'esperienza universitaria, sia attraverso la medicina che poi la filosofia e la teologia, mi sento a volte come quel fratello maggiore che un po' fa da traino, no? Per aiutare. Certo. Quindi sto sperimentando anche questa bellezza, quello che diceva anche fratel Carlo, di, ecco, mostrare che il carisma camiliano è per tutti, quindi anche, ecco, questa laicità, ecco, del carisma. Certo. Ci ha preso giusto allora fratel Carlo, Ha avuto una bella intuizione. Fratel Carlo, a proposito... C'è da dire... Sì, prego, prego. Sì, c'è da dire che Mariano potrebbe togliere l'abito per andare... facoltà, diciamo, allo studio. Lui ha fatto la scelta di andare con l'abito camilliano, quindi questo già è un grande impatto. Si potrebbe già non parlare, ma l'abito parla da sé, quindi sì, infatti è una cosa bella, impatto potente, insomma. Sì, è capitato che anche alcuni docenti mi guardavano, e ricordo proprio a un certo punto, durante una lezione di chimica, il professore mi domanda: ma lei esattamente chi è? No? Cosa ci fa qui? E quindi questo è stato... Però credo, fratel Carlo, che si tratti davvero di una grandissima soddisfazione poter accogliere delle vocazioni così belle nel vostro ordine, così. Diciamo che stiamo vivendo un tempo di grande grazia, perché qualche giorno fa abbiamo avuto una professione solenne, ora ci saranno due diaconi, e ancora c'è stato Mariano e fratello Salvatore che hanno professato solennemente, molto probabilmente altri due professeranno. Ecco, è un tempo di grande grazia, è un tempo anche, secondo me, di provocazione per il mondo degli adulti. Noi adulti, io sono un po' a metà ancora, non capisco dove sono, siamo tra gli adulti e gli anziani, comunque, però siamo soliti abbastanza brontolare sui giovani, li vorremmo diversi, poi noi magari eravamo peggio di loro, comunque c'è sempre un predicare sui giovani. Ecco, vedere dei giovani che scommettono la loro vita, se la giocano al 100% per il Signore e poi per un carisma specifico, perché noi, insomma, malati, moribondi, anziani, poveri, quindi diciamo che è un motivo di grande speranza, cioè il Vangelo è ancora attuale, il carisma di Camillo è ancora attuale, riesce ad attirare i giovani, a far dire un sì per sempre. E che vogliamo? Più di questo credo che non possiamo avere come speranza.
E poi è anche bello poter ricordare anche, come dire, volendo fare un parallelismo tra San Camillo e San Pio, l'amore per gli ammalati e per appunto le persone che soffrono. A distanza di secoli ritroviamo una stessa aspirazione comune di entrambi i santi. Sì, ci sono tre i famosi elementi che accomunano San Camillo e Padre Pio. Intanto entrambi nascono il 25 maggio, sia San Camillo che Padre Pio. Poi ecco, vivono nella stessa cella 5 dove San Camillo ha vissuto e dove Padre Pio poi ha vissuto anche lui. E poi questa sensibilità, questa donazione, questo amore per gli ammalati. Quindi sembrano coincidenze, ma oggi si dice Dio incidenze, cioè cose che il Signore mette assieme. Allora, noi siamo in conclusione, l'ultima battuta con fratel Mariano per chiederti, oltre agli studi, dove presterai il tuo servizio fraterno? Io sono nella comunità camminata di Macchia di Monte Sant'Angelo. Benissimo. E qui appunto sul Gargano, nella nostra diocesi, abbiamo due realtà. La realtà appunto di Macchia e la realtà di Borgo Mezzanone, quindi queste due realtà ecco, di periferia, ma che ecco, penso sempre di più siano come delle, ecco, dei segni. Il nostro arcivescovo ci sta mostrando tanto affetto, tanta cura per queste nostre realtà e quindi sì, io ecco, vivo lì e facendo la scuola ecco, ogni giorno tra Macchia, Foggia appunto per i miei studi e quindi è questo, siamo quattro confratelli. Benissimo. Allora, ringraziamo i nostri ospiti, Paola, fratel certo. Carlo, collegato con noi, davvero sempre tanto disponibile, grazie di cuore, grazie. Grazie a voi. Ci risentiamo presto perché chiedo alla regia anche di far vedere il manifesto perché lo abbiamo intravisto per un istante, forse poi, eccolo qui, grazie. Certo. Abbiamo tutti gli appuntamenti che magari se lo date nell'Edwall così noi riusciamo anche a leggerlo perché... ecco, grazie. Quindi partiranno questo pomeriggio le celebrazioni nella parrocchia Sant'Onofrio di San Giovanni Rotondo. Domani, il giorno dell'anniversario, la messa presieduta dall'arcivescovo Padre Franco. E poi sabato 3, appunto, l'ordinazione diaconale di Fratel Mariano e Frate Salvatore Maria Barbagallo, che è un po', diciamo, il clou, potremmo dire, di queste celebrazioni che poi proseguiranno nei giorni successivi con gli altri appuntamenti. Sì, domenica 4 febbraio alle 9:30 ci sarà la commemorazione della conversione di San Camillo alla Valle dell'Inferno. Mm-hmm. Infatti abbiamo visto immagini di repertorio e poi ecco, naturalmente è un importante programma per questo 449esimo anniversario della conversione di San Camillo dell'Elis. Grazie. Grazie a voi. Anche a te, fratel Mariano, per aver sottratto tempo ai tuoi studi, ma per essere stato con noi quest'oggi. Chi è in sessione può capire. grazie di cuore.